La cosa importante è essere stato un solo un anno e esserci ripresi subito per andare in cadetteria con un gruppo storico, un gruppo che è cresciuto all'interno della Cesport, tutti i ragazzi che sono diciamo ormai storici della piscina del Collana del Vomero, sappiamo tutti la storia e quindi ci fa enormemente piacere diciamo di ricominciare questa storia. Ricordiamo che noi abbiamo fatto 5 anni di Serie A, 10 anni di Serie B, 7 di Serie C e 1 di Serie D. Il sindaco Manfredi e l'assessora allo sport Emanuela Ferrante hanno premiato a Palazzo San Giacomo gli atleti della Cesport di pallanuoto, squadra partenopea che quest'anno ha vinto il campionato maschile di Serie C ed è perciò risalita in Serie B. Siamo tornati in Serie B, quindi davvero una bella soddisfazione ed è un'altra dimostrazione che probabilmente la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, cioè di dare spazio a tutte le forme di sport, a tutte le categorie di sport, perché Napoli deve diventare davvero una città sportiva a 360 gradi, senza rivolgersi soltanto necessariamente magari al calcio, ma anche ecco, dando spazio agli sport soprattutto di acqua, per i quali noi stiamo puntando tanto, sperando di portare a Napoli anche il polo federale del nuoto alla piscina Scandone. Quindi e questo, sicuramente questa prestazione è stato un altro tassello in quella direzione. È un'impresa significativa, la nostra squadra di pallanuoto che viene promossa, quindi un risultato importante non solo per gli atleti ma per tutto il movimento napoletano e campano che sempre sta migliorando e coinvolge sempre più persone e più territori, e questo è un fatto molto positivo. Noi puntiamo molto sullo sport alla luce della candidatura di Napoli come capitale europea e tutti questi risultati e questi successi progressivi ci incoraggiano a procedere anche in questo programma di recupero degli impianti e di messa a disposizione degli impianti sia per le attività agonistiche che per quelle amatoriali.